Dopo il suo debutto nel 2010, la Dacia Duster ha letteralmente rivoluzionato il mondo dei SUV. Siamo arrivati oggi nel 2021, 11 anni dopo e quasi 2 milioni di unità vendute dopo, e lei si rinfresca ancora con questo nuovo restyling 2021 che porta in dote un look leggermente più moderno, l'introduzione del tanto atteso cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, ma non vengono meno alcuni suoi capisaldi di gamma come ad esempio la trazione integrale o l'alimentazione B-Fuel GPL. Scopriamola quindi assieme in questo primo contatto. Ricordo però che si tratta solamente di un primo contatto, quindi per quanto riguarda la prova definitiva aspetteremo i mesi successivi, quando sicuramente sceglieremo la motorizzazione più idonea a quella che è la clientela italiana. Ma diteci qua sotto nei commenti quella che pensate sia la motorizzazione più interessante della gamma Dacia, quindi che sia il benzina col suo nuovo motore 150 cavalli e cambio automatico, o il super affidabile e richiesto GPL da 100 cavalli, o il più accessibile benzina da 90 cavalli e cambio manuale, o l'indispensabile diesel da 115 cavalli con la trazione integrale il cambio manuale. Ditecelo qua sotto nei commenti. Non variano significativamente le dimensioni per lei, con i suoi 4,34 m di lunghezza, 1,80 m di larghezza per un'altezza di 1,62 m. Leggermente rivisto il frontale con nuovi gruppi ottici dal motivo Y per le luci diurne, ereditato dalla Dacia Sandero. Nuova anche la mascherina con un più moderno motivo tridimensionale che ne impreziosisce il look. Piccole migliorie aerodinamiche ne migliorano l'efficienza, come l'inedito spoiler posteriore. Nuovo anche il design dei cerchi lega da 16 e 17 pollici per le versioni più accessoriate. Nel retro appaiono invece dei rivisti gruppi ottici con effetto tridimensionale a LED. Piccolo refresh per gli interni che sfoggiano un nuovo sistema di infotainment, il Media Display o Media Nav fino ad 8 pollici, disponibile anche a richiesta. È piuttosto fluido e facile da utilizzare, nonostante rimanga sempre troppo basso rispetto al punto di vista della strada, costringendo a distogliere lo sguardo. Nuovi sedili, più ergonomici, comodi e leggeri. Su alcuni allestimenti è possibile averli anche riscaldati. Tra le sedute frontali appare un nuovo poggiabraccio con un vano sottostante da oltre un litro di capacità. Non manca ovviamente la compatibilità con gli smartphone Android ed Apple, anche wireless, così come le nuove prese USB di frontal cambio. Disponibili anche il cruise control ingresso keyless con chiave elettronica. Per le versioni diesel dotate di trazione integrale è anche presente un display dedicato con tutte le informazioni utili come altimetro, inclinazione longitudinale, laterale e bussola. A richiesta si può avere anche le telecamere perimetrali a 360 gradi, molto utili in città o in off-road. Non varia la più che generosa capacità del bagagliaio, con ben 478 litri per la versione a due ruote motrici e 467 litri per quella 4x4, con un massimo a sedili abbattuti di ben 1478 litri. Mettendoci al volante della nuova generazione di Dacia Duster 2021, abbiamo scelto di provare proprio la nuova motorizzazione, la nuova meccanica che è stata introdotta in gamma. Stiamo parlando del benzina TCE 150, che sfrutta un 1.3 4 cilindri turbo benzina da ben 150 cavalli e 250 Nm di coppia, che è abbinato di serie a un cambio automatico IDC doppia frizione a 6 rapporti, una meccanica già nota nel mondo Renault e che sicuramente applicata su questa vettura potrà trovare l'approvazione di quelli che ritenevano fino ad oggi le motorizzazioni introdotte sulla Duster troppo pacate e contenute. Ecco, con i suoi 150 cavalli diventa un SUV a tutti gli effetti più adatto anche per lunghi viaggi o per trasportare carichi più ingombranti, più pesanti, perché questo guizzo in più assicurato dai suoi 150 cavalli la rendono appunto un'auto più completa e anche matura. Chiaramente il cambio automatico IDC a 6 rapporti non ha alcun tipo di velleità sportiva, ma sposa bene quella che è l'indole turistica della Duster, un cambio che rende sicuramente più confortevole la guida nelle strade di tutti i giorni, in città, comunque negli spostamenti ad esempio casa lavoro, che snocciola bene i rapporti e comunque fa bene quello che è il suo lavoro. Anche in ambito per quanto riguarda i lunghi viaggi risulta davvero molto morbido, le transizioni sono abbastanza regolari senza strattoni o vibrazioni indesiderate, e in questo modo appunto la Duster risulta un'auto più completa che fa quel salto in avanti che forse da tempo si stava appunto attendendo per questa vettura, rendendola quasi un SUV che sembra essere di categoria anche superiore grazie a questo automatico, perché la guida è più tranquilla, più silenziosa e appunto se ne beneficia da tutti i punti di vista. Anche le prestazioni poi fanno un piccolo salto in avanti, perché si parla di uno scatto sullo 0-100 coperto in circa 9,7 secondi per una velocità massima di circa 199-200 km/h. Chiaramente si tratta di una motorizzazione più che tranquilla, ma appunto questo guizzo in più, questa accelerazione
questo spunto extra che riesce ad assicurare questo nuovo benzina da 150 cavalli, che tra l'altro è la motorizzazione più potente mai introdotta nella gamma Duster, le assicura appunto maggior fluidità di marcia ed è sicuramente più comodo da utilizzare. Parlando invece di consumi, nei pochi chilometri assieme in questo primo contatto con la Duster 2021 non siamo riusciti a farci un'idea più che chiara di quelli che possono essere i consumi definitivi dell'auto. Rimandiamo poi a una prova più approfondita che sicuramente faremo in futuro, ma per il momento posso dirvi che il valore che leggo dalla strumentazione qui di fronte a me è di circa 14,5 km al litro, alternando un po' di strade urbane ed extraurbane. Sicuramente percorrendo più strade a lungo scorrimento, quindi strade extraurbane, i consumi possono scendere notevolmente e sfiorare anche 18-19 km al litro. Prevista poi per l'occasione anche l'amatissima motorizzazione GPL, che ha letteralmente conquistato i clienti, soprattutto nel mercato italiano. Sfrutta sempre il già collaudato 1.3 cilindri da 100 cavalli e 170 Nm di coppia, ma è stata leggermente rivista la curva di erogazione appunto della coppia della potenza. Ora infatti risulta essere leggermente più reattivo, pronto alla pressione del pedale del gas, e non si sente quasi mai in difetto di potenza, non si sente mai la necessità di avere qualche cavallo o un po' di coppia in più, perché anche alimentando il motore con le GPL, quindi selezionando l'alimentazione GPL dal tastino dedicato posto qui a sinistra, ora rifinito meglio rispetto alla precedente generazione, non si sente neanche più tanto quello che appunto può essere il salto dalla benzina o il GPL. È ora accoppiato al cambio manuale, è dotato anche della sesta marcia, quindi una vettura anche completa per quanto riguarda il GPL, che come sappiamo riesce ad assicurare un costo chilometrico decisamente molto molto basso, quindi anche per questo che è stato apprezzato dai clienti. Vera novità però della motorizzazione GPL è stata l'introduzione di un serbatoio del secondo appunto carburante più grande rispetto al passato, guadagnando 16 litri extra appunto di GPL, che ora portano i due serbatoi a 50 litri per la benzina e 50 litri per il GPL. In questo modo l'autonomia complessiva dichiarata da Dacia raggiunge la bellezza di oltre 1250 km, e prossimamente testeremo quanto questi 1250 km dichiarati da Dacia siano effettivamente raggiungibili. Durante la trasferta a Parigi ho avuto anche modo di testare a dovere la versione a trazione integrale 4x4, unicamente disponibile con il 1.5 turbo diesel da 115 cavalli, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Sorprendente la disinvoltura con cui è riuscita a superare un circuito tecnico costruito ad hoc per l'occasione, con twist, salite rapide, piccoli guadi e pendenze laterali fino a 30 gradi. Probabilmente uno dei migliori SUV 4x4 non specifici per l'uso in fuoristrada, ma capace di superare la stragrande maggioranza degli ostacoli che si possono trovare in campagna o nelle strade di montagna. La gamma motori per l'Italia quindi si riassume con quattro semplici motorizzazioni. Abbiamo appunto il GPL da 100 cavalli e cambio manuale a 6 marce che stiamo provando in questo momento, il benzina 150 cavalli e cambio automatico e di CS rapporti che abbiamo provato in precedenza. Ci sarà anche un altro benzina con un 1.3 cilindri turbo da 90 cavalli abbinato a un cambio manuale a 5 marce, e poi ci sarà la versione diesel, quindi con cambio manuale a 6 rapporti, abbinato o alla trazione anteriore o trazione posteriore, con 115 cavalli. Quindi per concludere non posso che apprezzare gli affinamenti tecnici che sono stati effettuati sulla Duster per questo restyling 2021, appunto soprattutto dal punto di vista dinamico, perché mi sembra che sia stato leggermente affinato quello che è il comparto delle sospensioni, in grado ora di assorbire meglio le asperità del manto stradale, rendere un po' più piacevole appunto la guida, così come una frenata più sicura, più decisa, che appunto rende più tranquillo quello che può essere l'utilizzo della vettura nella vita di tutti i giorni. Una Duster che mi è piaciuta soprattutto con la nuova motorizzazione benzina da 150 cavalli abbinata al cambio automatico, che appunto l'hanno resa un'auto più matura, più completa da tutti i punti di vista. E senza dimenticare poi la conferma del GPL o della trazione integrale, quindi un'auto un po' pronta per qualsiasi tipo di utilizzo. Chiaramente bisogna fare i conti con un'esperienza di guida un po' più semplice rispetto ad altre SUV presenti in questo segmento, ma ovviamente molto più care di lei. Abbiamo una certe vibrazioni provenienti dal manto stradale, meno insonorizzazione rispetto ad altre, qualche plastica più rigida chiaramente all'interno dell'abitacolo,
ma la fanbase che questa vettura riesce a vantare in tutto il mondo, come detto, con oltre 2 milioni di vetture vendute in poco più di 10 anni, è davvero sorprendente. Quindi è un prodotto che è stato ben pensato fin dall'inizio e che sicuramente piacerà anche in questo restyling. Nuova Dacia Duster, una vettura che per questo restyling 2021 matura sotto tanti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la dinamica di guida, che ora con l'introduzione del cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti diventa sicuramente più confortevole e comoda nella vita di tutti i giorni. Parlando invece di prezzi, un altro punto molto interessante della gamma Dacia, troviamo l'accesso alla gamma con l'allestimento appunto Access con il benzina a 3 cilindri turbo da 90 cavalli con un prezzo di partenza di 12.950 euro. Per quanto riguarda invece il GPL, solo 500 euro in più, quindi 13.450 euro, mentre invece per questa versione dotata del motore benzina turbo 150 cavalli con cambio automatico l'unico allestimento disponibile è il Prestige, il più alto in gamma, con prezzi a partire da cifre superiori ai 22.000 euro. Per quanto riguarda invece la prova completa, vi ricordo che trovate tutto qua sotto nel link della descrizione al video. Non vi dimenticate poi di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivervi al canale YouTube di Motore Online. Il nostro appuntamento invece è la prossima prova.